Amici di Onda Libera, buon pomeriggio. Oggi affronteremo un argomento molto delicato e molto articolato. Passo subito a presentare i nostri numerosi ospiti. Dottor Giovanni Flamma, neurologo, dirigente medico dell'unità operativa complessa di neurologia presso l'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino. La dottoressa Erika Onorato, psicologa infantile, psicoterapeuta e neuropsicologa presso l'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, che è collegata in questo momento da Fisioradi Medical Center di Pesaro. Ho detto bene, Erika? Sì, Dottoressa. Ok. grazie. Poi abbiamo Antonio Maria Castaldo, regista, sceneggiatore, vigile coordinatore a Roma per dei Vigili del Fuoco. Poi Antonio Rocco, assistente informatico presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Roma e attore. Tito Buongiorno. Cerri, capo reparto dei Vigili del Fuoco di Roma. Buon Grazzini, pomeriggio. buon pomeriggio a tutti. Gianluca Grazzini, attore, sceneggiatore, vigile coordinatore del comando di Viterbo. Salve a tutti, Marco buon Aceti, pomeriggio. vigile del Fuoco, coordinatore del comando di Roma, presso il comando di Roma e attore. Allora, perché vogliamo fare questo tipo di intervista oggi? Parleremo di un argomento molto importante al quale mi sembra non venga dato il giusto risalto nelle cronache quotidiane. Ossia, parleremo dei traumi a cui vanno incontro i vigili del fuoco e aggiungerei tutti gli operatori del soccorso nell'espletamento del loro servizio. Le cronache ci parlano degli atti di estremo coraggio che compiono i vigili del fuoco per prestare soccorso nelle situazioni più critiche, anche a costo della stessa vita, come di recente è accaduto a Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, entrambi deceduti lo scorso 17 luglio durante le operazioni di spegnimento di un incendio nelle campagne di Nova Sila e di Matera. Citiamo questi due vigili del fuoco a nome di tutti gli altri deceduti in precedenza in altre operazioni. Diciamo. Però si parla spesso, ecco, di queste azioni compiute di autentico eroismo, ma si parla troppo poco, secondo me, del fatto che tali azioni di autentico coraggio possono comportare delle conseguenze psicologiche con danni neurologici. Detto questo, passo la parola intanto al dottor Giovanni Flamma. Neurologo, al quale richiedo subito, dottore, cioè, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, perché non ci siamo. Buongiorno a voi, pomeriggio. Ecco, dottor Flamma, a quali danni neurologici possono andare incontro gli operatori del soccorso dopo azioni compiute in situazioni estremamente drammatiche? Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, a tutti voi e a tutti coloro che ci guarderanno, diciamo che avranno modo di poter guardare questa registrazione. E grazie per l'invito, grazie a Dante, grazie a Erika e grazie a tutti voi amici dei Vigili del Fuoco per questa bella opportunità per poter partecipare. Purtroppo, come vi dicevo, non potrò trattenermi a lungo con voi per altri impegni già presi, però ci tenevo ad essere presente e a portare il mio piccolo contributo, ecco, sperando che possa essere gradito. Dunque, per quanto riguarda la domanda che mi è stata posta, è bene capire quali sono innanzitutto i meccanismi neurobiologici che sottendono quello che viene chiamato disturbo da stress post-traumatico, di cui poi ci parlerà molto più in dettaglio la dottoressa Onorato. Diciamo che è bene avere sempre in mente, sempre ben presente, la complessità non solo del sistema nervoso centrale in sé, ma anche di tutte quelle connessioni che ruotano, diciamo, attorno al sistema nervoso e che connettono appunto il sistema nervoso con gli altri sistemi del nostro organismo, in primis il sistema endocrino. C'è una compenetrazione fra sistema nervoso e sistema endocrino, cioè il sistema ormonale, per intenderci, che è molto più forte di quanto uno possa immaginare, e questo poi è anche alla base di quella stretta connessione che c'è fra mente e corpo, fondamentalmente. Una divisione fittizia, diciamo, è stata elaborata
filosoficamente e poi anche scientificamente nel corso degli ultimi secoli, ma in realtà mente e corpo sono fortemente inscindibili fra loro. Questo lo possiamo vedere anche in tante branche della neurologia, come i disturbi del movimento, per esempio. E anche qui, in quest'ambito, si può considerare appunto questa stretta connessione. Se partiamo dal discorso appunto neurobiologico, dobbiamo intendere la neurobiologia su più livelli. Innanzitutto, appunto, c'è il livello ormonale endocrino e quindi non possiamo non citare quello che è l'asse ipotalamo-ipofisi, ghiandole surrenali. L'ipotalamo che cos'è? È una struttura molto complessa che è un po' l'interfaccia tra il sistema nervoso e il sistema endocrino e che sovraintende il funzionamento di questo asse, appunto, ipotalamo-ipofisi surrenali. L'ipotalamo in situazioni di stress particolarmente pronunciate è quindi anche fortemente diciamo influenzato nella sua attività dalla stessa corteccia cerebrale, quindi dallo stato d'animo, dall'umore, dalla memoria, da tutte quelle percezioni visive, eccetera eccetera, che vengono registrate a livello corticale. L'ipotalamo, dicevo, sotto tutte queste pressioni è stimolato nell'ambito di una condizione di stress, è stimolato a produrre un ormone che si chiama corticotropo. La corticotropina è un ormone ipotalamico che agisce sulla ipofisi. Vedete come è già fortemente gerarchico, no, questo sistema. L'ormone prodotto dall'ipotalamo va ad agire sull'ipofisi e stimola l'ipofisi, la ghiandola ipofisi, che si trova proprio anche fisicamente al di sotto, anatomicamente al di sotto dell'ipotalamo, a produrre un ormone che si chiama adenocorticotropo, la CTH. A sua volta l'ormone ipofisario va in circolo e raggiunge le ghiandole surrenali, inducendo la produzione di cortisolo. Ecco quindi che l'ormone fondamentale che viene prodotto è appunto il cortisolo delle ghiandole surrenali. E il cortisolo è un ormone che agisce un po' ovunque nel nostro organismo e anche quindi nei neuroni a livello del sistema nervoso. I neuroni hanno dei recettori per il cortisolo. Il cortisolo, che è l'ormone dello stress proprio, in condizioni di stress prolungato e soprattutto appunto per quanto riguarda l'argomento di oggi, cioè del disturbo da stress post-traumatico, il cortisolo va ad agire sui neuroni in alcune zone, andando a ridurne l'attività, in particolare per esempio a livello dell'ippocampo. In altre invece a accentuare esageratamente l'attività, per esempio a livello dell'amigdala, che è quella struttura cerebrale che è fortemente coinvolta, diciamo, nel sistema emotivo, affettivo e quant'altro. E questo poi ha delle ripercussioni di cui parlerà la dottoressa Onorato, anche in termini di arousal, di iperattivazione, di situazione d'ansia che si viene a generare. Questo solo per capire, è una parte, diciamo, di quello che accade a livello del sistema nervoso nell'ambito di una condizione stressogena. Capiamo già che la complessità è notevole già a questo livello. Sono poi chiamati in causa su altri livelli anche altre sostanze come la serotonina e la noradrenalina, quindi la serotonina e le catecolamine, noradrenalina e dopamina. Quindi questo è anche importante per capire poi perché certi farmaci hanno la possibilità di essere efficaci, diciamo quantomeno di essere utilizzati in determinate situazioni. Quindi c'è una stretta connessione tra il sistema nervoso e il sistema endocrino, non ultimo anche una stretta connessione con il sistema immunitario, quindi pensate che complessità, diciamo, di interazioni che si vengono a creare tra le varie strutture, tra i vari sistemi funzionali, e quindi ecco, c'è questa situazione molto complessa di risposta alla situazione di stress, che poi, se lo stress è di particolare intensità, se la situazione si ripresenta più volte, si può anche automantenere alla fine. Quindi per questo poi è importante intervenire dal punto di vista psicoterapeutico ed eventualmente anche farmacologico, psicofarmacologico. Bene, dottoressa Onorato, allora tutto ciò dal punto di vista psicologico cosa comporta? Subito dopo il trauma, allora io vorrei dare, diciamo così, una visione del trauma e del disturbo post-traumatico nei soccorritori, perché c'è un'infinita varietà c'è un'infinita letteratura sul trauma
e diciamo che l'aspetto centrale nei soccorritori è quello di, come dire, avere tante variabili intercorrenti nel momento del soccorso, e non è detta che le persone che si trovano in una situazione di emergenza e si trovano a vivere una situazione, una condizione, diciamo così, potenzialmente traumatica, sviluppano poi in un secondo momento il PTSD, quindi il disturbo post-traumatico da stress. Certo, subito dopo il trauma, subito dopo un evento fortemente traumatico come quello a cui si trovano spesso esposti i vigili, c'è una parata di sintomi in acuzie che si possono manifestare sin da subito nel primo mese, diciamo così, dall'esposizione di questo evento traumatico, e che sono, diciamo, psicologici, psicosomatici, in una veramente polimorfia e labilità emotiva molto elevata. Successivamente però entrano in gioco per lo sviluppo del PTSD e quindi di un eventuale disturbo post-traumatico da stress altri fattori, e ci sono dei fattori di rischio in particolar modo di tipo predisponente e dei fattori di tipo precipitante. Nel mezzo che cosa ci sta? Ci stanno diverse variabili che entrano in gioco durante l'attività di soccorso che non tutti conoscono e delle quali un attimo vi vorrei parlare. Per esempio il fattore tempo, ovvero spesso il salvataggio è collegato ad una tempistica intercorrente molto veloce, quindi il vigile deve essere molto veloce nel prestare soccorso. C'è un sovraccarico di responsabilità, e quindi chi ha responsabilità di comando e supervisione si trova per esempio a dover fronteggiare più compiti multitasking e tutti ugualmente prioritari. Ci sono esigenze di natura fisica e quindi occorre una buona resistenza, il vigore fisico, la forza. Per arrampicarsi, pensiamo, da una scala, insomma, mi raccontavano in questi giorni, ho avuto modo di parlare con gli attori e vigili, che saluto, che sono delle persone eccezionali, con delle caratteristiche di empatia umane veramente enormi ed esemplari, e appunto facendo riferimento a questi salvataggi estremi che a volte si trovano a dover fare, ci sono delle situazioni in cui ovviamente entrano in gioco anche delle competenze fisiche, quindi devono essere performanti dal punto di vista fisico, mentale, perché devono avere una buona capacità di giudizio e problem solving in situazioni altamente stressanti e caotiche, emotive, quindi fattori di tipo emotivo come per esempio l'esposizione a stimoli altamente traumatizzanti e traumatogeni, oppure l'avere a che fare con delle persone sotto forte stress o addirittura sotto shock emotivo, cose per cui loro non sono preparati, perché non hanno una preparazione, diciamo così, psicologica per affrontare queste tipologie di problemi. Poi anche i luoghi dell'intervento, che spesso sono luoghi con una forte pressione emotiva, come possono essere i triage di un pronto soccorso piuttosto che non l'anticamera di un obitorio. Non in ultimo, mi sono presa tanti appunti perché voglio dire un sacco di cose e il tempo è poco, non in ultimo le aspettative che le persone ripongono sui vigili e quindi sul soccorso, nonché le aspettative che i vigili stessi ripongono su se stessi, che sono elevatissime, molto più di quelle che possono avere le persone che stanno lì ad assistere al soccorso, perché sono persone integerrime che cercano sempre di dare in qualsiasi di queste circostanze il meglio di sé. Parlavo ieri o stamattina, mi pare, con Tito, e mi diceva una cosa in effetti molto interessante dal punto di vista proprio neurofisiologico. Giovanni, parlo soprattutto con te, perché dice: noi passiamo da uno stato di tranquillità in cui magari in caserma stiamo facendo una partita a carte piuttosto che stiamo guardando il cellulare,
come poi ha ben magistralmente documentato il regista nel film, in questo film, in questo corto che adoro, che è Gli elefanti. E quindi siamo in un momento di pace, di tranquillità, quando all'improvviso arriva la chiamata e il nostro battito cardiaco passa da 70-80 a 150 nel giro di pochissimo tempo. Pensate che sforzo che devono fare queste persone, non soltanto psicologico ma anche fisico, per poter essere prestanti e performanti sotto tutti i punti di vista che vi ho elencato un minuto fa, e per poter dare il meglio delle loro possibilità. Certo, l'esposizione a più eventi, a uno o più eventi stressanti, quindi o protratti troppo a lungo nel tempo, dà vita ad una serie di manifestazioni che sono fisiche, emotive e comportamentali. La cosa che subito mi ha colpito quando ho parlato con questi attori pompieri con cui mi sono voluta confrontare nelle settimane prima di questa intervista, è che c'è una, e che poi ho trovato anche come dati in letteratura, una grossa reticenza e titubanza, se non rifiuto addirittura, a confidarsi in famiglia o con gli amici. Prima di tutto perché da un lato si ritiene che le persone con cui si ha a che fare, non avendo vissuto la stessa esperienza, non possano comprendere ciò che loro provano. E questa cosa è descritta benissimo nel libro che adoro, che si chiama Il corpo accusa il colpo, dove Bessel van der Kolk, che è stato un pioniere nello studio del disturbo post-traumatico da stress nei vietnamiti, scrive: dopo il trauma, il mondo di fatto si divide in quelli che sanno e in quelli che non sanno. Non ci si può fidare delle persone che non hanno condiviso l'esperienza traumatica, perché non possono comprenderla. E ciò interessa, spesso tristemente, le mogli, i figli e i colleghi di lavoro. In pratica, la persona che sta sviluppando o che già ha sviluppato un disturbo da stress post-traumatico crede che gli altri non possano comprenderli, e per questo motivo non si confida con loro, quando invece sappiamo che la narrazione, anche se non può bastare da sola per curare non il trauma ma la persona, perché noi non curiamo un sintomo ma curiamo una persona, esatto, la narrazione non basta, perché appunto entrano in gioco tanti altri fattori, e quindi spesso queste persone non dicono a chi hanno vicino quello che provano, prima di tutto perché non si fidano, in secondo luogo perché spesso e volentieri non vogliono dare un ulteriore peso, un ulteriore carico emotivo, non vogliono far soffrire. Ecco, i vigili che sto imparando a conoscere in questo periodo, che non avevo mai avuto il piacere di conoscere così da vicino, hanno una fortissima predisposizione all'altruismo come dire, si preoccupano sempre degli altri e mai, veramente mai, non è un'esagerazione, di se stessi. Ecco quindi che mi appresto a concludere, se appunto non c'è una valvola di sfogo, non si chiede aiuto ai familiari, figuriamoci ad un terapeuta, ci si tiene tutto dentro e si ha l'impressione che gli altri non ci capiscono, allora si accumuleranno tutta una serie di reazioni neurofisiologiche, come appunto l'iperarousal, quindi l'iperattivazione, disturbi del sonno, disturbi dell'alimentazione, l'anedonia, e spesso purtroppo come forma di automedicazione troviamo delle condotte di abuso etilico, di abuso di nicotina o di abuso di droghe. Tra le reazioni fisiologiche, psicologiche ed emozionali, mi appresto a concludere, troviamo come fattore predisponente verso lo sviluppo di un disturbo da stress post-traumatico l'identificazione profonda o eccessiva con la vittima. E dicevo questi giorni, credo, a Gianluca, che un conto è l'empatia
e un conto è l'identificazione con la vittima, perché empatizzare è una cosa fondamentale, è un vero e proprio strumento di lavoro per il pompiere, come può essere l'idrante, ok? L'identificazione è un processo che logora invece ed è dannoso. E queste persone spesso dopo un intervento provano questi sintomi emotivi che sono di forte identificazione, di tristezza e depressione. A volte hanno dei sogni ricorrenti di tipo traumatico, oppure risognano quello che è accaduto. Altre volte sono presi da ondate di apatia e di trascuratezza e di scarsa motivazione e propositività. A volte hanno dei disturbi cognitivi come un forte senso di confusione mentale, difficoltà nel prendere delle decisioni, e a volte purtroppo c'è una ideazione di morte ricorrente e quindi pensieri di tipo suicidari, fino ad arrivare ad un sintomo che è stato studiato in questi ultimi anni, che è il numbing, che è un vero e proprio logorio della compassione, cioè vuol dire che non riescono quasi a provare delle emozioni verso gli altri. Io ho avuto in particolare una paziente che aveva proprio questo numbing, cioè diceva: dopo che è nato il mio nipotino, io dovrei essere contenta, dovrei essere felice, è la cosa più bella che mia figlia mi potesse dare, ma io non provo emozioni. Ed era molto preoccupata, più che angosciata, era preoccupata per questo sindrome qua. E lei mi è stata inviata da una collega che dice: io non ho trovato nulla di psicologico in questa paziente, guardala tu dal punto di vista neuropsicologico, se tante volte non trovi un esordio di demenza. Questa signora ha 68 anni, non era abbastanza giovane, però noi sappiamo bene, Giovanni, che i deterioramenti cognitivi possono insorgere anche molto più precocemente, quindi le ho fatto la valutazione neuropsicologica. La valutazione neuropsicologica è venuta negativa, però questo racconto che mi ha fatto mi ha comunque un pochino insospettito. E allora, siccome noi sappiamo che nello sviluppo del PTSD, quindi del disturbo post-traumatico da stress, non c'è una tempistica esatta e può esserci anche un PTSD posticipato dopo i 6 mesi e anche anni, appunto, che si è verificato un qualche cosa di traumatico, io sono andata a scavare un po' nella vita di questa persona e che cosa ho trovato? Che a questa donna, quando aveva, credo, 14-15 anni, ha perso il fratellino. Era un fratellino a cui era molto molto legata e cui voleva un bene infinito, e questa cosa l'ha raccontata come se le fosse capitato un'ora prima, non il giorno prima, un'ora prima, e quindi al presente, quindi sono andata, ho portato io la bara bianca, insomma delle descrizioni angoscianti. E quando le ho chiesto se in qualche modo trovasse una correlazione tra questo evento così traumatico che viveva ancora ai giorni d'oggi come se fosse accaduto un'ora prima e la nascita del nipotino, lei d'improvviso si illumina e mi dice: dottoressa, questo nipotino assomiglia tantissimo a mio fratello quando è nato, è uguale. Ok? Quindi questa cosa mi ha fatto capire come lei di punto in bianco fosse sprofondata dopo tantissimi anni di nuovo in quel trauma che precedentemente aveva vissuto, che non era stato risolto. Quindi però, per poter dire che c'è un disturbo post-traumatico da stress, ci sono 4 sintomi che sono il rivivere il trauma, quindi con dei flashback, con dei sogni, con dei ricordi improvvisi che arrivano e che il paziente sente come egodistonici, cioè li vuole scacciare perché sono fonte di profonda angoscia e sofferenza. Sintomi di evitamento, quindi il paziente cercherà di evitare rigorosamente i luoghi, le persone, gli odori e tutto quello che in qualche modo può riportarlo alla memoria traumatica. C'è una reazione di forte iperarousal neurofisiologico, dove il paziente non dorme, fa fatica a concentrarsi, ha delle reazioni di allarme, anche se casca una penna, loro hanno una reazione come di trasalimento e possono diventare anche molto violenti, pur essendo poi buoni come carattere. E poi ci sono dei cambiamenti degli schemi cognitivi che precedentemente avevano, e questi cambiamenti riguardano la percezione di se stessi, del mondo e del futuro. Mi taccio. Okay. Bene, grazie. Dottor Flam, ci sono rimedi farmacologici per far fronte a queste problematiche?
Allora, diciamo che... Mi sentite? Sì, sì. Okay. Diciamo che la terapia psicofarmacologica c'è, è disponibile, e però, e ci tengo sempre a sottolinearlo questo aspetto, come per praticamente la maggior parte delle patologie psichiatriche comunque che coinvolgono il sistema nervoso dal punto di vista più mentale che non strutturale, diciamo, c'è un discorso da fare sempre ben presente, da tenere sempre ben presente, cioè la psicofarmacologia c'è, per fortuna, è a disposizione, è sempre più, se vogliamo, efficace e comunque anche sartoriale, nel senso che può essere proprio scelta e decisa, diciamo, dal medico assieme al paziente sulla base delle caratteristiche singole dello stesso paziente. Tuttavia resta sempre una terapia di supporto, di aiuto, che non si deve in nessun modo sostituire all'attività dello psicoterapeuta. Quindi dal punto di vista della terapia, è la psicoterapia l'aspetto fondamentale, per tutti i motivi che abbiamo sentito dall'interessantissimo intervento della dottoressa Onorato, che fa capire bene, no, quali siano tutti quei meccanismi psicologici, emotivi, affettivi, molto complessi, come del resto è complessa la natura umana stessa. E quindi, ecco, la psicofarmacologia c'è, è al servizio della medicina, ma sempre tenendo presente che è un aiuto, non è sicuramente la soluzione. E l'aiuto sicuramente c'è, per i motivi anche di cui vi parlavo all'inizio dal punto di vista neurobiologico, cioè sicuramente c'è un forte coinvolgimento della serotonina, abbiamo visto, no, i vari livelli dei meccanismi neurobiologici, quindi farmaci cosiddetti SSRI, cioè i farmaci che inibiscono la ricaptazione della serotonina e quindi potenziano la trasmissione della serotonina, che viene definito un po', il mio professore di farmacologia la definiva come il neurotrasmettitore della felicità, no? Certo. Ci sono questi farmaci che possono potenziare la trasmissione serotoninergica e quindi contribuire a trattare determinati sintomi. Per esempio, ecco, sulla base di quello che ci diceva Erika prima, se prevalgono quegli aspetti, se vogliamo, emotivi, anche di disturbi del sonno, di condotte di evitamento, eccetera, sicuramente un valido supporto è rappresentato appunto da questi farmaci. Penso per esempio alla sertralina, penso alla paroxetina, sono tutti farmaci che appunto potenziano questa trasmissione serotoninergica. Laddove invece predominino fattori clinici, diciamo, più di iperattivazione, quindi relativi all'arousal, eccetera, si può considerare invece un approccio farmacologico che magari prima di tutto preveda l'introduzione di uno stabilizzante dell'umore. Per esempio, ecco, farmaci che sono nati come antiepilettici, come l'acido valproico, possono essere utilizzati anche come stabilizzanti dell'umore e in un secondo momento quindi poi anche associati eventualmente a un serotoninergico come il farmaco, come la sertralina di cui vi parlavo prima. Quindi, ecco, sicuramente i rimedi farmacologici ci sono. Una brevissima, piccolissima parentesi prima di chiudere, poi purtroppo vi dovrò lasciare, per quanto riguarda le benzodiazepine, no? Dei farmaci famosissimi, insomma, senza parlare dei nomi commerciali, però diazepam, lorazepam, eccetera, eccetera, sono anche questi farmaci molto efficaci, sono sicuramente farmaci molto disponibili, anzi direi troppo disponibili, nel senso che negli anni se ne ha fatto un abuso, non solo per questa tipologia di disturbo, ma in generale anche per tutti i disturbi d'ansia e di sindrome ansioso-depressive, senza considerare il fatto che nel lungo termine questi farmaci danno assuefazione, hanno un alto potenziale d'abuso, e quindi è molto difficile interromperne l'assunzione, e poi hanno delle ripercussioni anche negative in termini cognitivi e quant'altro. Quindi l'utilizzo delle benzodiazepine anche in questo disturbo si può considerare, può essere contemplato, quantomeno all'inizio, se ci sono particolari espressioni ansiose, diciamo, della stessa patologia, ma sempre tenendo presente che l'utilizzo va fatto con dosaggi molto mirati, sotto dietro prescrizione medica, quindi non creativi, non proprio uso ad libitum, diciamo, e quindi fatti in maniera mirata e per breve tempo, come vuole anche la stessa scheda tecnica, che consiglia un loro utilizzo solo per un mese, massimo due mesi, quindi ecco, un utilizzo molto molto scrupoloso e con determinati criteri. Certo. Io spero di essere stato d'aiuto. È, diciamo, stato,
piccolo contributo. È stato chiarissimo come al solito, è stato chiarissimo come al solito. Ringrazio la dottoressa Onorato e tutti gli amici dei Vigili del Fuoco. È stato un piacere conoscervi, anche se solo telematicamente, però, e grazie ancora per tutto quello che fate. Complimenti per il cortometraggio da cui trae il titolo anche questa puntata. È veramente molto molto bello, dicevo prima, anche prima di andare in onda, veramente toccante, proprio sotto tanti aspetti, anche dal punto di vista emotivo, empatico. Complimenti per tutto quello che fate e grazie, forse il grazie nostro non sarà mai abbastanza. Grazie mille a te. Grazie al dottor Flamma del tempo che ci dedica, state sempre gentilissimo, purtroppo ci deve lasciare, ma avremo altre occasioni. Senz'altro. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e buon proseguimento. Ciao, altrettanto. Grazie a lei. Bene, a questo punto affrontiamo il discorso del corto. Allora, tutto il discorso che è stato fatto finora dei traumi a cui vanno incontro i vigili del fuoco, i soccorritori, eccetera, secondo me sono stati magistralmente sintetizzati in questo corto che si intitola Gli elefanti. Per cui la prima domanda io la farei ad Antonio Maria Castaldo, che è l'autore di questo corto. Ha curato la sceneggiatura insieme a Grazzini, se non dico male. Ecco, allora, perché questo titolo, Gli elefanti, e com'è nata l'idea di fare questo corto? Vado un po' al dunque rispetto alle domande che mi hai fatto, Dante. Sì. Perché Gli elefanti? Gli elefanti, il titolo in qualche modo vuole raccontare un fatto importante che mi preme come autore, soprattutto rispetto ai racconti che facciamo. L'idea era quella di dire che l'empatia, il sentimento dell'empatia, il sentimento del soccorso umano nei confronti delle altre persone non è un fatto solamente dei vigili del fuoco. Cioè, io volevo in qualche modo togliere la retorica dei vigili del fuoco e raccontare un sentimento in maniera un po' più in generale, facendo cosa? Mettendo gli elefanti, che sono gli animali non primati tra i più empatici, tra i più solidali, tant'è vero si è scoperto che loro si chiamano anche per nome, quando hanno bisogno si danno una mano, per far capire che è vero che noi lo facciamo di professione, ma in realtà è un sentimento estremamente umano, estremamente, che va anche al di là del soccorso stesso. Era fondamentale per me, come autore, insieme a Gianluca, raccontare un sentimento. I Vigili del Fuoco è un lavoro che in qualche modo estremizza i nostri sentimenti. Mi spiego meglio. Abbiamo a che fare con le paure, ma quando abbiamo paura, abbiamo paura spesse volte, no? Mentre in una vita uno che non fa il vigile del fuoco ha paura, ma in maniera diversa e soprattutto in maniera minore. Siamo coraggiosi anche in questo caso. È un po', sono sentimenti umani che il nostro lavoro ci permette di esperire più spesso e in maniera anche più intensa, forse. Ecco, una sorta di super emozioni. Tornando un po' invece al tema dell'intervista di oggi, voglio dire una cosa, poi passo la parola perché è importante questo. Io, Gianluca, Marco, Antonio, in qualche modo anche Tito, ci siamo avvicinati al mondo dell'arte, al mondo della finzione, al mondo del teatro, alla recitazione, alla regia,
alla scrittura, anche per in qualche modo somatizzare questo tipo di lavoro. Almeno per quanto mi riguarda, io ho trovato nella finzione, nel racconto, nella creazione di prodotti che posso mettere a disposizione degli altri, una maniera per accettare la realtà, la sofferenza, la gioia. Cioè, insomma, anziché usare un farmaco, il mio farmaco è stato un po' questo approcciarsi al mondo della creazione. Ecco, questa era una cosa importante. L'altra domanda non me la ricordo, ma nel caso spero di aver risposto, se volete hai risposto perfettamente. Allora, l'altra domanda era come è venuta, come è nata l'idea, però in pratica hai risposto. Ok, benissimo, perfetto. Benissimo, quindi metabolizzi la problematica che abbiamo evidenziato con questa intervista attraverso l'arte, attraverso il teatro, attraverso la scrittura. Perfetto. Sì, credo allora, sia condivisa tra i miei colleghi, gliel'ho un po' rubata, adesso non la potranno dire, e quindi sì. Dovranno inventarsi altre cose. Allora passo all'altro autore, l'altro sceneggiatore, Gianluca Grazzini. Allora, mi collego a quello che ha detto Castaldo, no? Un aspetto che emerge dal corto è che un soccorritore deve essere dotato di una particolare empatia, è così? E inoltre, è una dote innata o si può apprendere con l'esperienza? L'empatia. Una bellissima domanda questa. L'empatia è uno strumento di lavoro a tutti gli effetti, come giustamente già ha illustrato la dottoressa Onorato, perché in varie situazioni emergenziali, anche molto quotidiane, ci troviamo nella necessità per operare il soccorso di avere un riscontro, che a volte è un feedback, a volte è una vera e propria indicazione che viene data alla persona da soccorrere, un aiuto. Non a caso una delle battute che abbiamo inserito all'interno del corto insieme ad Antonio, che ha curato la regia in maniera secondo me eccelsa, è proprio di Marco, e Marco chiede a questo soccorritore di dargli aiuto, che è a questa persona da soccorrere, che è una cosa un po' particolare, sembra un paradosso, ma in realtà è una cosa che capita frequentemente. È proprio l'empatia, è il canale che serve per attivare questa forma di fiducia reciproca. L'indicazione può essere delle più diverse, sposta ora una gamba, appoggiati a me, ora lasciati andare, cose sì. Anche particolari, difficili da ottenere se non si crea proprio questa collaborazione, questo collegamento. Quindi da un certo punto di vista sì, il soccorritore, il vigile, io mi auguro, così come capita per me, per Marco e per Antonio non ho dubbi, per Tito anche, perché per quanto lo conosco insomma so che è una componente che mette in gioco e mette in atto, ma credo che sia sì, un'abilità che in qualche maniera serve sempre e suppongo faccia anche parte proprio di quel bagaglio personale che ogni persona ha se decide di fare questo lavoro. Ci sono situazioni specifiche dove ecco, è anche necessario che la persona che deve essere soccorsa sia d'accordo su alcune scelte, come per esempio allontanarsi da un familiare piuttosto che dare fiducia a un altro collaboratore che in quel momento sta trattando o cercando di salvare una persona a lui cara. Ecco, sono gli esempi che mi vengono in mente dove appunto l'empatia diventa effettivamente uno strumento di lavoro, un'attrezzatura. D'altra parte però ecco, come in maniera, ecco, io ringrazio tra l'altro gli interventi scientifici che ci sono stati prima, perché almeno nel mio caso mi erudiscono, no? Mi danno un bagaglio in più su competenze che effettivamente non abbiamo. C'è proprio questa problematica dell'immedesimarsi, che è qualcosa che invece si può fare il corso, immagino.
Sì, esatto, è una cosa che magari in maniera sicuramente non approfondita, però viene citata come qualcosa da cui tenersi lontano. Ciò che succede poi sulla pelle, ogni soccorritore lo scopre durante la propria carriera, è che appunto sì, è vero, immedesimarsi non serve, ma appunto questa base di empatia è fondamentale perché altrimenti spesso e volentieri non si riesce Certo. a lavorare con facilità. Certo. Bene, allora a questo punto passo a Marco Aceti. Lei ha recitato nel corto una scena abbastanza, come dire, traumatica, possiamo dire, no? Un salvataggio in situazioni estreme, eccetera. Però io so che lei in realtà si è trovato in situazioni ad operare in una scena degna del peggior film dell'orrore. Ed era realtà, non era un film. Ce ne vuol parlare? Se ne può parlare o ce ne può parlare? Posso riassumere la vicenda? È una vicenda di alcuni anni fa, una vicenda di alcuni anni fa, e dove, nel quale praticamente lei si è trovato di fronte a una scena estremamente drammatica in cui una donna era stata addirittura decapitata, eccetera. Le chiedo, ci può parlare? E ci può parlare anche degli effetti che ha avuto su di lei questa esperienza? Ecco, no, quella è la parte che mi ha colpito molto prima nell'ascoltare la dottoressa Onorato e il collega anche prima di lei, perché in realtà noi non lo so, facciamo delle cose e le facciamo punto e basta, perché in qualche modo siamo pompieri e quindi le facciamo. Poi ascoltavo, no, i traumi che possono esserci, che possono presentarsi anche a distanza di anni, e su alcune cose mi sono riconosciuto, su altre no. Non lo so come l'ho affrontata dopo. Per esempio, io ne ho parlato subito invece a casa con i familiari, con gli amici, però dopo un po' che le persone mi chiedevano a me di raccontare l'accaduto, mi dava fastidio. Anche adesso succede, perché questo intervento del quale lei ha parlato è un intervento limite, nei Vigili del Fuoco. Sono quelle cose che succedono raramente, e quando accadono lasciano un segno nella grande famiglia dei Vigili del Fuoco. E quindi quando mi viene chiesto di raccontarlo, un po' mi dà fastidio oggi, a distanza di anni. Non lo so, io sono qui oggi, sono passati 10 anni da quel giorno, sono qui e ho le mie, credo, problematiche. Mi sono ritrovato in molte cose che ha detto la dottoressa Onorato, ma andiamo avanti così, le affrontiamo, le somatizziamo e andiamo avanti con le nostre vite. Però mi fa pensare molto questa intervista e vi ringrazio, perché non è un gioco, uno scherzo, cioè noi dobbiamo capire che una volta levata la divisa, poi siamo delle persone, abbiamo una vita, abbiamo i Esatto. figli, abbiamo le famiglie, dobbiamo essere presenti e rapportarci in modo sereno, no? Alla vita. Quindi non lo so, mi ritrovo qui dopo 10 anni, non so come ho fatto, ma sto qui con le mie problematiche, probabilmente vengono accettate da chi mi sta intorno, non ne ho idea. Magari, ecco, questo potrebbe essere uno spunto appunto per parlarne con la dottoressa Onorato, per intraprendere un percorso psicologico per i Vigili del Fuoco, perché credo che sia fondamentale. Credo che sia arrivato il momento di dare ai Vigili del Fuoco e agli operatori del soccorso in generale una figura professionale, un professionista al quale appoggiarsi e al quale parlare, perché certe cose non si scordano. Questo fatto fa parte di me ormai, della mia vita, ne avrei volentieri fatta a meno, però fa parte di me. Se volete, in Certo. breve ve lo riassumo, ve lo racconto. Se la sente, non è, altrimenti passiamo No, me la sento, insomma, non è. Vi dico quello che insomma, in breve, quello che si può Sì, dire, sì. ecco. Era il 2014. Ed era il secondo turno che io facevo dopo la morte di mio padre. Ci chiamano per un soccorso a persona, convinti che fosse il, tra virgolette, classico soccorso a persona, e invece era un
un omicidio che si stava svolgendo in quel momento. Io sono il pompiere che ha sfondato la porta di quella villa a Via Birmania, e di fronte a me ho trovato una scena assurda. C'era questa donna purtroppo decapitata e c'era il suo assassino davanti a me con una maschera a filtro, gli occhiali da saldatore, una tuta mimetica, e aveva in mano una mannaia gigante. E io ho sfondato la porta, convinti, non sapendo quello che stava succedendo lì dentro. Noi eravamo convinti che lì dentro c'era una persona che avesse bisogno del nostro aiuto, e quindi in modo veloce e precipitoso, come ha detto prima la dottoressa Norato, abbiamo applicato tutte le tecniche di sfondamento. Io stavo in prima linea, è toccato a me sfondare quella porta, mi sono trovato di fronte a questa persona che aveva appena compiuto un atto il più terribile, credo, che ci sia al mondo, e rantolava, mi guardava, e c'è stata una frazione di secondo in cui ci siamo guardati negli occhi. E lui in quel momento era carico di adrenalina, non lo so quello che aveva addosso, però è stato un lampo, si è avventato su di me e io sono riuscito a difendermi, poi a scappare, perché come fai? Cioè, noi siamo abituati a tutto, ma di fronte a uno che ha appena ammazzato una No, no, persona, non so. certo. Però insomma c'è stata questa colluttazione nella quale mi sono difeso e poi siamo scappati, sono scappato e a quel punto gli sono stati rivolti dei colpi d'arma da fuoco che hanno rischiato anche di prendermi e di prendere i miei colleghi. All'epoca stavo sulla 11A, la squadra dell'Euro. Grande squadra, grande periodo, ci siamo divertiti a morire per quel periodo lì. E abbiamo rischiato di beccare dei colpi di proiettile perché c'era una confusione pazzesca. E poi un agente che ringrazio, con il quale ho avuto e ho tuttora dei rapporti da quel giorno, una persona veramente meravigliosa. Io non faccio nomi perché no, non penso che li No, no. possa fare. Ha posto la parola fine a quello strazio e lui si è accasciato davanti a me ed è finita lì così. Insomma, questo è un po' il sunto di tutto. Questo accadeva, come ho detto all'inizio, 2 turni dopo o 1 turno dopo la morte di mio padre, che per me è stato, non Quindi c'è intervento che tenga, per me quello è stato il vero trauma della mia vita. Ecco. Tornare subito al lavoro era per me una cosa giusta, perché i ragazzi lo sanno, Gianluca lo sa, noi siamo una famiglia, siamo 12 ore tutti insieme in una caserma, quindi si ride, si scherza, si gioca, poi magicamente quando c'è l'intervento si torna seri e dobbiamo tornare a casa vincenti. Quindi per me era un modo tornare alla realtà, però forse è stata un po' troppo traumatica. troppo dura. Questo diciamo che nella mia carriera da Vigile del Fuoco sono 18 anni in totale tra riscontri e è l'intervento più assurdo che mi è successo e che poi ha anche un po', se vuoi, poco a che fare con il lavoro da Vigile del Fuoco, no? Perché non c'era fuoco, modo, non c'era un incidente stradale, era semplicemente di spaccare e di sfondare una porta blindata. E la cosa che mi ha colpito molto quel giorno è stata che Roma in quel momento è come se fosse diventata un'unica caserma. Le squadre venivano da tutte le parti di Roma a vedere come stavamo. Io ho i brividi, nel senso che ricordare certe cose è molto, come dire, Ah, ma molto, è molto emozionante. importante per me.
mi ricordo che vennero tutte le caserme di Roma, una copriva il territorio dell'altra, venivano a vedere come stavamo, ma anche semplicemente un guardarci in faccia per dire oh, è tutto bene, un abbraccio e ritornavano. E quel giorno l'11A è stata la squadra che è stata al centro dell'attenzione per questo motivo. E non lo so, ripeto, era il 2014, oggi siamo nel 2024, sono passati 10 anni, ho continuato a fare il mio lavoro, non ho mai pensato di mollare, nonostante subito dopo mi era stato chiesto di starmene un po' in panchina, tra virgolette, ma io ho rifiutato l'invito di stare in panchina e sono ritornato subito dopo a fare la notte, il turno dopo. Perché noi siamo fatti così. Però posso dire noi siamo fatti così. Oggi, dopo tanti anni di servizio, ho paura che diventi una giustificazione per andare avanti senza focalizzare invece il problema. Certamente. Insomma, questo è un po' quello che mi è successo a quel giorno. Via Sì, Bretagna. ho letto alcuni articoli di cronaca e effettivamente deve essere stata una cosa veramente. Hai emozionato noi, hai emozionato noi con questo racconto, per cui immaginiamo l'emozione che sta provando in questo momento. Ma sì, no, ti ripeto perché poi insomma sono delle cose che poi tornano su, no? Ho delle immagini nitide di quel giorno. Ho capito che veramente mi è capitato spesso come a Gianluca, come Antonio, come a chiunque fa questo come a Tilo, di rischiare la vita, però non ci fai forse nemmeno caso, no? Cioè finisce l'intervento, dici sì, fatto, ma non stai lì a pensare. Ecco, quel giorno invece è mancato tanto così boh, e io ho un figlio di 13 anni, ecco, e all'epoca ne aveva 4, eppure questa è un'altra cosa, no? Che tu dici, ma io la sera vorrei tornare a casa da mio figlio dopo 12 ore di lavoro, però lo metti in conto perché, ripeto, siamo pompieri. Certo. Grazie, grazie. Grazie Passiamo a voi. adesso, voglio fare una domanda ad Antonio Rocco. Lei è un assistente informatico, sempre presso Vigili del Fuoco, per cui immagino non è, no, nella sua vita lavorativa non entra in azione come i suoi colleghi, però insomma è comunque di supporto e a livello organizzativo. Però nel film ha interpretato un pompiere che entra, un vigile del fuoco che entra in azione. Che effetto le ha fatto? Cosa ha imparato da questa esperienza? Posso fare una piccola battuta per alleggerire un Certo. po' il clima ad Antonio? No, per Antonio sarebbe un problema perché se ci danno l'intervento mentre mangia, mentre siamo a pranzo o a cena, deve lasciare il cibo per andare a fare l'intervento. Per me il problema più grande sarebbe No, allora, scherzi a parte, infatti come mi ha giustamente presentato, io faccio l'attore e sono finito nei Vigili del Fuoco un po' per caso, nel senso che appunto, visto la precarietà del mestiere dell'attore, eccetera, io ho iniziato ad avvicinarmi appunto prima alla pubblica amministrazione, quindi prima al famoso posto fisso, ho vinto questo concorso e per puro caso poi sono stato inserito appunto nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, tra i tanti dipartimenti che ha il Ministero dell'Interno. E devo dire, sono molto contento di essere finito qui dentro, quindi appunto io non ho particolari storie da raccontare a livello, diciamo per fortuna, a livello di traumi personali come, e lavorativi, come possono raccontare appunto i colleghi attori Gianluca e Marco e anche il regista Antonio Maria Castaldo e Tito naturalmente. E appunto il mio è tutto è un qualcosa che possono provare, diciamo, le persone che fanno un lavoro comune, quindi un qualcosa di del
delle emozioni che possono trasparire leggendo un giornale, leggendo magari di una persona che conosci che non c'è più. Quindi questa esperienza diretta io non ce l'ho appunto da operativo, come diceva. Però sono molto contento di stare in questo dipartimento e di aver fatto questo cortometraggio perché davvero ho scoperto quanto è grande la famiglia dei Vigili del Fuoco. Appunto, come adesso stava dicendo Marco, che insomma, è stato tutto molto interessante in questo racconto, in questa intervista che ci stiamo facendo, sia gli interventi appunto della dottoressa Onorato e dottor Flamma, i racconti che stanno facendo i miei colleghi, perché devo dire appunto il fatto che diceva appunto che tutte le caserme andavano a trovare per vedere come stavano, insomma, io devo dire che questa cosa appunto l'ho vissuta avendo fatto l'attore in questo cortometraggio, stando al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, qui al Viminale, vedo tutti i giorni appunto Vigili del Fuoco operativi e quello che ho scoperto è proprio questo senso di famiglia, insomma, di supporto, di voler, di altruismo appunto e anche, insomma, anche un po' la goliardia, come mi introduceva Marco Aceti, quindi anche, diciamo, ci sono questi momenti di, insomma, di stare insieme, appunto. Lui intendeva sul mangiare, diciamo, per me è una metafora, non che io sia un Certo, grande certo. mangione, diciamolo chiaramente, però, diciamo, è una metafora dello stare insieme e dell'appunto, diciamo, aiutarsi magari anche psicologicamente a stare uniti e ad affrontare poi le situazioni da veri professionisti, perché anche nel cortometraggio quello che abbiamo affrontato appunto c'è cioè il momento della caserma, quindi questo momento di tranquillità, anche di noia e o di gioco, insomma, un modo per passare il tempo perché poi gli interventi Sì. fortunatamente non avvengono in modo Tutti i giorni. continuo, però quella calma, prima quella noia, prima della campanella, appunto, creare questo senso familiare, insomma, come se si sta in famiglia. E io che vengo proprio appunto da totalmente un altro mondo, sono, diciamo, sto diventando almeno artisticamente forse un vigile del fuoco, non per mia scelta, ma diciamo ci sono capitato e ne sono contentissimo. E devo dire che insomma, per me è molto divertente, è stato molto divertente e soprattutto apprezzo il fatto che ci siano dietro delle persone normali, appunto, che però sono in grado di, cioè con tutti i loro problemi, come magari si può anche, come traspare anche dal cortometraggio, no? Quindi con tutte le loro emozioni, tutte le loro problematiche da persone comuni che però poi sono pronte e un po' come Batman, no? Che tu magari non conosci chi sia senza la maschera, non sai chi è, quindi viene una persona comune, no? Con tutti i suoi problemi, le sue cose, e poi però al momento dell'intervento è capace appunto di superare o comunque di controllare tutte le sue emozioni, tutte le sue problematiche e di riuscire a fare un intervento tecnicamente efficace e non solo tecnicamente come poi appunto racconta il corto e stanno raccontando anche gli altri ragazzi. Quindi sì, io ecco appunto da esterno alla fine mi sono ritrovato a fare il papà di questi due operativi, perché poi appunto quello che mi spiegavano loro è stato bello come qualsiasi lavoro poi che si fa attorialmente, poi documentarsi su quello che succede. Qui è stato molto più facile perché ho potuto parlare appunto con i vari vigili del fuoco, con loro, anche sulla coerenza dei dialoghi che hanno scritto appunto Antonio Maria Castaldo e Gianluca Grazzini. Quindi mi sono fatto aiutare anche da Marco, anche su come si parla alla radio. È stato divertente anche appunto scoprire proprio praticamente come si indossano EDP, dispositivi di produzione individuale, capire che cos'è un Nomex, capire come rispondere alla radio, stare su un APS, anche perché poi il regista voleva proprio che girassimo come se fosse un intervento vero e proprio. Quindi infatti abbiamo girato anche poi con le sirene accese. Ecco, queste sono cose che attualmente sono divertenti, però che mi hanno dato anche il senso di quanto sia coesa, insomma, proprio il corpo dei vigili del fuoco, di come riescono a sostenersi l'un l'altro, come se fosse davvero una famiglia capace di
sostenersi per le proprie problematiche, per i momenti, diciamo, dove ci vuole il supporto dell'altro, per i momenti anche di allegria e di quanto siano capaci poi e veloci nel fare l'intervento, insomma. Quindi, ecco, sono contento di aver vissuto questa esperienza e spero ce ne siano altre da Vigile del Fuoco, insomma, almeno nel film. Perfetto. Passiamo ora a Tito Cerri. Allora, Tito Cerri è un capo reparto presso i Vigili del Fuoco, nel Dipartimento Centrale del Vigili del Fuoco di Roma. Con lui vorrei parlare proprio del gioco di squadra, perché il gioco di squadra emerge chiaramente da questo corto. Allora, come si ottiene una coordinazione così precisa? Perché non è facile in un momento così di estremo bisogno, estrema necessità, fare sempre le scelte giuste e sapere qual è la posizione di ognuno. Che lavoro c'è per arrivare a questa perfezione dei movimenti? Grazie Dan per la domanda e buon pomeriggio a tutti. E premetto che a me, non avendo doti artistiche e non avendo avuto la fortuna di essere in questa bella squadra di attori con grandi capacità e sicuramente un bellissimo futuro artistico, perché ne hanno tutte le caratteristiche, credo di essere però in forza dell'anagrafe quello che con più esperienza, avendo quasi 30 anni di servizio sulle spalle, di momenti del genere ne ha vissuti tanti. E avendoli vissuti, li ha anche in un modo o nell'altro metabolizzati, superati, ma alla luce anche degli approfondimenti scientifici donateci magistralmente dal dottor Flamma e dalla dottoressa Onorato, forse molti ancora sono da rimuovere definitivamente e sono da elaborare in maniera più utile alla causa. Venendo alla sua domanda, c'è solo una risposta. Quello che riesce a dare il valore aggiunto a una professionalità comprovata da tutti sotto l'aspetto tecnico, quindi la capacità di affrontare il pericolo con la paura, perché la paura la viviamo, quella canzoncina che gira anche in rete, io l'abolirei perché secondo me è fuorviante anche, perché non bisogna pensare di non avere paura, bisogna averla paura. La paura spesso ci salva. La paura Esatto. è quella leva che ci fa ponderare tutti gli eventuali rischi al quale dobbiamo andare incontro, dovendo essere gioco forza per la nostra professione coloro che vanno laddove tutti scappano, quindi andiamo sempre verso il pericolo. La capacità di poter confidare e fidarsi di una squadra si acquisisce in maniera semplice: addestramento, condivisione nel bene e nel male, litigio durante le vite in caserma, quanti screzi si vivono tra i colleghi, gli sfottò per la squadra di calcio, gli sfottò per... Tutto è utile a conoscersi e nel momento in cui ci si trova a dover affrontare in maniera corale, come un'orchestra, senza possibilità di sbavature, basta lo sguardo. È sufficiente lo sguardo per intendersi. Quello che, venendo anche al corto che abbiamo avuto la fortuna io stesso di vedere più volte, grazie alla disponibilità del regista e grazie alla presenza anche in sala durante la proiezione, da pesarese giocavo in casa ed ero ben felice, quello che ho colto da soccorritore di trentennale esperienza è l'aver percepito all'interno della squadra in un momento di relax. Uno giocava a biliardo, per chi avrà il piacere di vedere il corto e la possibilità di apprezzarlo,
deve cogliere questo aspetto che io ho vissuto in più occasioni nella mia vita operativa pompieristica. Ora non sono più dedicato alle partenze, come così chiamate in gergo, alle squadre di primo soccorso, ma ne ho fatto parte per tanti anni. Quello che va colto è la sensibilità che magistralmente il regista ha voluto sottolineare e che altrettanto magistralmente gli attori Marco e Gianluca hanno interpretato, cioè la sensibilità nei confronti del collega che, ritorno a chi avrà il piacere e la fortuna di vedere il corto, deve apprezzare il momento in cui il collega, in un momento di relax in caserma, steso nel divano a guardare con un occhio sì o un occhio no il documentario sugli elefanti, per venire al tema e al titolo del corto, coglie, nonostante tutto, e questo lo fa solo l'empatia, lo fa solo il canale comunicativo prioritario tra i due, coglie la difficoltà in Gianluca Grazzini, che in quel momento sta chattando in maniera un po' convulsa e un po' preoccupata, non si sa bene con chi, però lo vede che è coinvolto emotivamente da questa comunicazione telefonica che lo distrae e lo preoccupa. Tant'è che all'uscita, per la chiamata di soccorso, si offre Marco Aceti a svolgere il compito affidato dal caposquadra Antonio Rocco a Gianluca Grazzini, cioè di essere colui che si espone di più al pericolo, colui che scende nel burrone a recuperare il malcapitato. Noi in gergo lo chiamiamo il pericolante nel nostro addestramento quotidiano. E nonostante ciò, questo fa sì che il Marco Aceti, che si sostituisce nell'esposizione al rischio al collega e amico, sicuramente Gianluca Grazzini, si fida e si affida di Gianluca, perché a monte, scendendo nel dirupo, Gianluca gli fa da sicura. Esatto. È colui che lavora agli ancoraggi, alle funi di calata, alle funi di recupero. Questo, a mio avviso, è il messaggio che fa di una squadra una grande famiglia di colleghi dei quali ci si può fidare ciecamente. Questa è la massima espressione, a mio avviso, della capacità di lavoro di squadra. Vanno i miei complimenti al regista e agli attori, perché l'hanno magistralmente, come dire, interpretato e messo su pellicola. Non viene colto da chi non fa questo mestiere, credo che però chi fa il vigile del fuoco e vede questo corto sicuramente lo apprezza, e essendo un corto anche che verrà divulgato nei canali nazionali e internazionali della RAI, credo che lo vedano anche molti non addetti ai lavori. E questa cosa va colta, perché merita, secondo me, un Oscar. In aggiunta, devo dire che mi associo ai complimenti, perché effettivamente io, che non ho mai fatto il vigile del fuoco, ho colto perfettamente queste sensazioni. Quindi complimenti al regista, complimenti all'autore e a chi ha partecipato a queste riprese. Grazie Tito, perché l'hai raccontato in modo perfetto, grazie mille. E quello che mi sento e che ho vissuto e che mi viene dal cuore, non è preparata, è una cosa che mi sento di dire e lo dirò in tutte le sedi. Venendo al tema di questa bellissima intervista, la psicologia del soccorritore è sicuramente un campo vergine, tutto da esplorare, perché io ho avuto la fortuna, forse, e la costanza di fare un percorso formativo esterno ai Vigili del Fuoco, sempre in ambito di sicurezza, e ho affrontato anche il rischio
psicologico cosiddetto trasversale, che in ogni attività, in ogni lavoro c'è il mobbing, parliamo di tante altre forme di stress psicologico anche nell'ambiente di lavoro a prima vista meno esposto al rischio, però c'è. E poi il rischio psicologico è un rischio trasversale, c'è in tutti gli ambiti lavorativi. Certo. In quello dei soccorritori in generale, credo anche nei soccorritori sanitari che forse hanno più di noi contatto diretto con la persona perché intervengono sulla persona, noi abbiamo più un approccio tecnico, non sanitario, abbiamo un approccio tecnico, noi gestiamo gli elementi, gestiamo il fuoco, l'acqua e il pericolo più nell'accezione fisica, prevalentemente soprattutto nell'accezione fisica del pericolo, non certo il rischio psicologico. E questa nostra capacità, che è anche data da una storia che ci vede essere comunque sempre in prima linea in ogni calamità e in ogni emergenza, grazie anche alla presenza di tecnici, ingegneri, architetti e tecnici comunque vocati al rischio fisico, l'assenza di personale psicologico che possa dare l'educazione alla gestione delle emozioni. A noi ci manca questo forse. Io, avendo fatto un corso per il passaggio di qualifica a caposquadra anni fa, ho avuto la fortuna nei 3 mesi di corso di fare 2 settimane con dei professionisti psicologi, ma non è appannaggio di tutti, purtroppo. Dovrebbe essere diffuso in maniera capillare in tutti i soccorritori, perché quello che diceva prima la dottoressa è vero. Quando si vivono questi traumi, anche io ne ho vissuti, e lo raccontavo anche stamattina, non sto neanche a mettere lì altra emotività, se vogliamo anche negativa, alla trasmissione. Si fa fatica poi a fare quell'attività di defusing parlandone e coi colleghi, perché poi di fatto si chiude ognuno nel proprio guscio sperando che la cosa ti passi, e tantomeno a casa, perché laddove c'hai affetti, mogli, figli, genitori, non vuoi portare una negatività, no? Cerchi di tenerli al riparo, no? Non certo. Vuoi contaminare, come si dice, l'ambiente familiare con gli stress che accumuli sul lavoro. Questa cosa invece andrebbe affrontata, andrebbe fatta un'educazione all'emotività, andrebbe fatta sicuramente una formazione più diretta in questa materia. Io, prossimo alla pensione, non ne vedrò i frutti, ma posso dire che ne rilevo già le sensibilità anche a livivello centrale. Certo. Ci sono stati di recente convegni e seminari in tal senso anche a Roma, e posso dire che la sensibilità sta aumentando. Aumentando, ovviamente. Progetti di supporto alla pari nelle caserme per poter fare appunto questa attività all'interno del gruppo di chi ha condiviso e ha vissuto l'esperienza, però certo, sono certo, naufragati. Certo. Ad ogni modo, grazie a tutti, grazie a voi, al regista, agli attori, alla dottoressa, al dottor Flamma per l'apporto scientifico che ha dato sicuramente un bellissimo contributo, mi ha fatto crescere anche a me e spero di crescere ancora di più continuando a vedervi, sentirvi, frequentarvi ed apprezzarvi. Grazie a lei. Questo suo intervento mi dà lo spunto per l'ultima domanda da fare alla dottoressa Onorato. Allora, dottoressa Onorato, da psicologa, cosa si può fare per prevenire, come azione preventiva, diciamo, che possa portare a un rafforzamento psicologico dei vigili del fuoco e di tutti gli operatori del soccorso per essere il più preparati possibile ad affrontare queste situazioni estreme? Bella domanda. Innanzitutto, prima di concludere, voglio anch'io unirmi a quello che ha detto Tito adesso rispetto al film, in particolare di Antonio, con una sceneggiatura meravigliosa,
fatta insieme a Gianluca e con un'interpretazione meravigliosa di tutti gli attori. E c'è una parte bellissima dove si vede Marco che nel post intervento si raccoglie con la testa tra le mani e Gianluca si avvicina per chiedergli se va tutto bene e lui non risponde in realtà alla domanda di Gianluca, ma dice la persona soccorsa si trova lì nell'auto, non c'erano altre persone, no? E in tutto questo si vede quella che nel trauma è definita come una reazione di obnubilamento o di ovattamento della coscienza, che tecnicamente è un atto dissociativo che fa il cervello per proteggerci e che si chiama proprio derealizzazione. Ci sono dei fenomeni di tipo dissociativo anche di depersonalizzazione, non solo di derealizzazione. Quindi il soccorritore dopo aver dato 100, 1000, 10.000 per salvare la potenziale vittima, senza calcolare le energie che ci vorranno, fisiche e psichiche, per fronteggiare questi eventi, con delle variabili X enormi che non si possono controllare, non avendo loro le variabili controllo, perché se è appeso a una fune, la macchina sta cadendo, Dio solo sa quali altre cose subentreranno, ecco, si raccoglie, diciamo, un attimo, no, dentro se stesso e dà quasi una reazione di tipo dissociativo, proprio un meccanismo tipico del cervello che Castaldo ha spiegato in maniera eccellente. Voglio spezzare un'altra lancia per la colonna sonora. Lo so che sono parlosa, che dico sempre le stesse cose come i vecchietti con deterioramento cognitivo, però quella canzone che è la colonna sonora del film, che adesso non voglio spoilerare perché lo dovete vedere, perché è un film meraviglioso, anzi esorto tutti gli studenti di psicologia e delle scuole di specializzazione in psicoterapia a vedere questo gioiello, perché veramente è una pillola di saggezza sul trauma e sullo shock post-traumatico e sul disturbo acuto da stress. E quella colonna sonora racchiude l'essenza nelle parole di tutto quello che è il trauma, nella sua, pur essendo così semplice, è bellissima dal punto di vista, è melodiosa, è proprio bella. E mi ha commosso tanto quando ho visto il film, che mi è venuto da piangere, è proprio una cosa bellissima. Quindi è un film che ti tocca l'anima. E, detto ciò, il disturbo post-traumatico da stress è uno dei disturbi più terribili e difficili da trattare, tanto a livello farmacologico quanto a livello psicoterapeutico, tant'è che il numero di dropout che ci sono, a cui vanno incontro i pazienti che si sottopongono ad una psicoterapia, è molto 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 elevato, molto. E questo il terapeuta lo dice all'inizio della terapia. Non so se io riuscirò ad accompagnarti fino alla fine di questo lavoro, perché sarà un lavoro duro per entrambi e la probabilità che tu dall'oggi al domani decida di interrompere questo percorso è molto elevata, proprio perché le possibilità che noi abbiamo di trattarlo sono minime rispetto all'entità di questo problema, che non è soltanto un problema psicologico, purtroppo, e qui sta la difficoltà nel trattamento, ma è un problema neurologico, neurobiologico e di modificazione dei network neurotrasmettitoriali e neuroendocrini, come prima vi diceva giustamente il dottor Flamma. Perché? Cosa succede in questi pazienti? Succede che c'è una reiterazione del trauma, non c'è niente da fare. E così è stato visto che, così come è stato visto che, per esempio, nei vietnamiti, pur raccontando tutte queste storie di orrore terribile che avevano vissuto, c'era come una reazione di spegnimento del cervello
rispetto a tutto quello che accadeva dopo, altrettanto velocemente con gli studi di neuroimaging che sono stati fatti nell'arco di quest'ultimo ventennio, si è capito anche il perché. Era paradossale questa cosa, no? Che questi pazienti che erano in grado di raccontare delle cose atroci, terribili, orribili che avevano vissuto, però in realtà nel racconto stesso e nella rievocazione stessa di quegli eventi, e quindi dell'elicottero che è caduto, piuttosto che del collega che è stato colpito da una mina, loro ritornavano ad essere adrenalinici, ad essere in vita e a sentirsi di nuovo vivi. È stato quindi studiato molto attentamente dal punto di vista neurobiologico e neurofunzionale questo network che viene alterato. E Dante, se potessi far vedere quell'immagine che ti ho inviato. Eccola. Allora, questo è il sistema limbico, che è quello di cui vi parlava prima il dottor Flamma, no? E quindi è anche chiamato il cervello emotivo, ed è fatto dal talamo, che è un po' la stazione, il punto di arrivo delle informazioni neurotrasmettitoriali che vanno verso l'alto, verso la corteccia, così come di quelle che vanno verso il basso, verso la periferia. L'ipotalamo, che appunto fa parte dell'asse ipotalamo-ipofisi, che regola la produzione di ormoni che poi vanno nei vari organi distretti, e l'ippocampo, che è la sede della memoria, e l'amigdala, che sono, diciamo così, costituiscono il punto nodale di tutte le nostre esperienze emotivo-affettive, che siano esse belle o brutte. E questi nuclei si sono evoluti filogeneticamente insieme al sistema olfattivo, ed è per questo che quando sentiamo un profumo noi immediatamente proviamo delle emozioni. Bene, che cosa si è visto? Che questi pazienti con disturbo post-traumatico da stress hanno un tragico adattamento, cioè nel tentativo di annullare le sensazioni terrificanti che il loro cervello hanno provato, però mortificano la capacità di sentirsi pienamente vivi. E negli studi di neuroimaging questo si è visto benissimo, perché gli individui con storie di trauma cronico, negli individui con queste storie di trauma cronico, queste regioni mostrano un'attività marcatamente ridotta, e quindi questo rende difficile registrare gli stati interni e valutare la rilevanza personale delle informazioni in arrivo, perché queste informazioni vengono come frizzate, vengono come congelate, e si crea uno spartiacque, cioè l'evento traumatico funge da spartiacque tra il passato e il futuro, e il paziente vive in una condizione perenne di purgatorio. E spesso c'è una reiterazione di queste brutte esperienze. Quindi, per farvi un esempio, poi concludo, vi voglio leggere questa piccola descrizione tratta appunto dal libro di cui vi parlavo prima, dei primi studi che sono stati fatti sul disturbo post-traumatico da stress, e sul fatto che il trauma paradossalmente crea una dipendenza. E allora questo psichiatra, che è stato un pioniere nella ricerca sul trauma, dice: la mia paziente Giulia era stata brutalmente violentata e minacciata con una pistola in una stanza d'albergo all'età di 16 anni. Poco dopo ebbe una relazione con un uomo violento che la faceva prostituire. Veniva regolarmente picchiata, fu più volte arrestata per prostituzione, ma tornava sempre dal suo protettore. Alla fine i suoi nonni intervennero finanziandole un programma di riabilitazione intensiva. Dopo aver completato con successo il trattamento in un reparto ospedaliero, Giulia iniziò a lavorare come receptionist seguendo dei corsi presso un'università locale. Per il suo corso di sociologia scrisse una tesina sulla possibilità di liberalizzare la prostituzione dopo aver letto le memorie di alcune prostitute piuttosto note. Pian piano cominciò ad abbandonare tutti i corsi universitari, però, e rapidamente anche la relazione con un compagno di corso si inasprì. Disse che la annoiava a morte e che trovava repellenti persino i suoi pantaloncini. In seguito rimorchiò in metropolitana il tossicodipendente che per primo l'aveva picchiata e perseguitata, ritrovando la motivazione per tornare in terapia dopo essere stata violentemente pestata per l'ennesima volta. Ecco quindi che
rispetto di fronte a tutto questo, i nostri sistemi psicoterapeutici e farmacologici, che vanno in tre direzioni sostanzialmente, i nostri sistemi di intervento che vanno in tre direzioni, che sono appunto top down, che è parlare insieme alla vittima, quindi la terapia narrativa, fargli esporre, diciamo rievocando quello che hanno vissuto in un contesto di, diciamo così, memorie traumatiche, di elaborazione, i sistemi farmacologici che spengono un po' queste reazioni di allarme, di ipervigilanza, come vi spiegava il dottor Flamma prima, i sistemi bottom up, che invece di partire dall'alto partono dal basso, quindi dal far provare al paziente delle emozioni che contrastano il senso di impotenza, la rabbia e la tristezza, tendono a fallire. Spesso, non sempre, ma spesso tendono a fallire proprio perché abbiamo a che fare con un nemico più grosso di noi. È altrettanto vero che la psicoterapia comportamentale del trauma e le MDR sono dei trattamenti che vengono così definiti evidence-based, cioè che vantano una serie di studi in letteratura che li rendono efficaci al pari del farmaco. Quindi la terapia ideale è quella congiunta, combinata, farmacologica, quindi timolettica, e neurocognitivo o psicoterapeutica, ma di terapia cognitivo-comportamentale, sono trattamenti congiunti che vengono definiti dall'OMS in classe A per il trattamento di questo disturbo. Bene. Grazie mille. Il tempo è corso con una velocità incredibile. Avrei altre domande, ma capisco che il tempo è tiranno, come si dice normalmente per te in televisione. Io ringrazio tutti, ringrazio la dottoressa Onorato per la disponibilità che sempre ci mette, ci dimostra, e col tempo dedica sempre tempo alla nostra piccola emittente per trattare argomenti di notevole importanza come quello di oggi. Grazie a lei, Dante, che ci dà sempre la possibilità, mettendo a disposizione la sua emittente, di divulgare a tutti queste informazioni che non si potrebbero conoscere se non facendo un percorso psicoterapeutico oppure appunto rivolgendosi ad uno specialista. Quindi è molto molto importante questa cosa che divulgativa a dose e consumo di tutti che lei fa sempre. Grazie mille. Ringrazio anche tutti gli altri partecipanti, il dottor Flamma l'abbiamo già ringraziato prima che andasse via, e rinnovo i complimenti a tutti per questo eccezionale cortometraggio, costruito benissimo, fatto benissimo. Voglio solo ricordare dove sarà visibile, sul RaiPlay credo. Sì, tra non molto, spero, perché i tempi della Rai sono un po' elefantiadi, visto proprio la parola, dovrebbe andare in Rai tra forse qualche mese, insomma uno o due mesi più o meno. Okay. E poi adesso sta facendo il suo giro di festival in giro per il mondo, quindi sarà una distribuzione parallela. Poi ovviamente in base a chi ce lo chiederà, noi saremo super felici di partecipare a eventi, suggestioni, talking come questo. Quindi Dante, colgo anche l'occasione per ringraziarti di questa possibilità a nome mio, e anche è bello il fatto che i vigili del fuoco si affaccino su finestre che non vengono praticate quasi mai. Esatto. E quindi questa esatto. È un'ulteriore cosa bella che succede quando fai qualche altra cosa che non sia l'emergenza, insomma, ecco. Perfetto, grazie a tutti e amici di Onda Libera, un saluto. Ciao. Grazie. Grazie.